Amici di Eleven Sports, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Santoro. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Mauro Farris si apprestano a raccontarvi Raimond Sassari Romagna e la quarta giornata della Serie A Gold, con le squadre intente a salutarsi nel centro del terreno di gioco sassarese. Noi andiamo a darvi lettura degli organici a disposizione dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dal Romagna di Domenico Tassinari, che è arrivato in Sardegna con i seguenti effettivi: con il numero 4 c'è Amaroli, col 5 Fioretti, col 6 Albertini, col 7 Mazzanti, con l'8 Chiarini, col 10 Essam, col 9 Bandini, col 12 Tassinari, col 13 Lo Cicero, col 15 Rotaru, col 16 Redaelli, col 18 Di Domenico, il numero 22 Mandelli, il 24 Bucris, l'88 Antic e il 99 Ceroni. Per quello che invece riguarda la squadra sarda sassarese guidata da Luigi Passino, con il numero 1 c'è Spanu, col 4 Aldini, col 5 Nardin, col 6 Carta, col 7 Mura, col 8 Cherin, col 9 De Oliveira, con l'11 Bronzo, col 13 Delogu, col 15 Alilkovic, col 17 Bomboi, col 18 Pintori, col 21 Del Rio, col 22 San Paolo, col 23 Gurbavac e col 33 Burzic. Due gare disputate dalla Raimond, altrettante vittorie, una a Merano 30-29, una su questo parquet contro Fondi 34-26, sempre sconfitta invece la squadra di Tassinari, ha perso in casa contro Cassano Magnago 32-22 e contro Bolzano in trasferta con il punteggio di 35-28, tanti, troppi gol quelli fin qui incassati dal Romagna. 4 punti per la Raimond, che è seconda a 2 punti dalla capolista Conversano, con una partita in meno disputata. Secondo posto che la squadra rosso-blu di casa occupa in compagnia di Bolzano, Fasano, Pressano e Siracusa a completare la classifica della Serie A Gold. Cassano, Magnago e Merano con 3 punti, Brixen a 2, Campus Italia e Fondi a 1, Secchia Rubiera, Romagna e Carpi a 0, Brixen e Secchia Rubiera hanno 2 partite in meno, Romagna e Raimond una. Gara che è iniziata in questo momento agli ordini dei signori Maurizio Anastasio e Mauro Zappaterreno. Muove il primo pallone della partita la squadra in trasferta, Sassari che difende a tutta con i piedi all'interno dei 9 metri, muove palla il Romagna con Mazzanti, ora viene coinvolto nella circolazione anche Ivan Antic. Il palleggio di Mazzanti, Antic mette anche lui palla per terra, c'è spazio per il tiro di Rotaru che trova solo l'esterno della rete. Rotaru che si attarda, lievemente infortunato, ne approfitta immediatamente Sassari che scappa via con Nardin. C'è il primo 2 minuti della partita che arriva dopo soli 39 secondi. A farne le spese è il numero 6 Tommaso Albertini, prima superiorità numerica della gara per la squadra guidata da Luigi Passino, e primo 7 metri della partita affidato al miglior marcatore in campionato della Raimond, Umberto Bronzo. Fin qui 15 i gol messi a segno dall'ex giocatore di Siena, che sbaglia il tentativo dai 7 metri senza trovare lo specchio della porta della squadra ora con la palla in mano. Ancora 0-0 il risultato, extra player per Tassinari che tira fuori dai pali Redaelli e inserisce il numero 4 Amaroli. Rotaru, Antic, Rotaru per Mazzanti, risale dall'ala proprio Amaroli, si cambia fronte, la tocca anche Di Domenico, Antic centralmente da Mazzanti, scivola bene, sta con lui Alilkovic che lo ferma fallosamente, gioco che ripartirà dai 9 metri dalle mani di Rinaldo Ceroni. Antic prova a sfidare Bronzo che fa un passo avanti per arginare l'iniziativa dell'ex giocatore di Cingoli. Mazzanti, attacco del Romagna sotto passivo, prova a risolverlo Antic, riesce a risolverlo Ivan Antic, è suo il primo gol della partita. Burzic da Gurbavac, primo gol del Romagna che arriva in inferiorità numerica, primo gol della partita segnato da Ivan Antic. Sale Gurbavac, spazio per Kerin, Sassari che sfrutta immediatamente la superiorità numerica e pareggia il conto con il gol del giocatore nato a Kilmesh nel 1982, Antic.
Scambia con Di Domenico centralmente per Rotaru, ora Mazzanti. Ancora Antic dentro il campo, Di Domenico che serve un compagno e poi si riapre sull'ala sinistra. Ceroni per Mazzanti, cerca spazio per il tiro, Rotaru non lo trova, scivola bene Bumbui in difesa, negando il tiro facile all'avversario. Nuovo 9 metri per la squadra di Tassinari. Mazzanti, Antic. Ancora il numero 88, servito a Rotaru, ancora bene con lui Bomboi, poi Antic, arriva la palla persa da Mazzanti. Allora San Paolo che collabora alla risalita del campo dei sassaresi, Alilkovic a bersaglio, Rotaru aveva provato a trovare lo sfondamento. Sassari dunque mette la testa avanti per la prima volta nella partita. Spazio per Mazzanti, troppo spazio per Mazzanti. San Paolo è battuto, Romagna che impatta nuovamente, stavolta a quota 2, 3 minuti e 37 secondi giocati nel primo tempo del Palasanturu. Bronzo, Kerin, Brzic, Gurbavac, Kerin, scambiano 8:33. Riceve centralmente ora Gurbavac, Brzic, palla creativa per Alilkovic che non trova il bersaglio desiderato. E allora Mazzanti dall'altra parte, la finta molto ben fatta di Ceroni. Dà un'occhiata di Domenico, lo ignora, si mette in proprio e fa gol. Kerin, sale Gurbavac. Si scrive a referto anche il 23. Antic, Di Domenico, Antic per Mazzanti, Rotaru cerca la posizione sui 6 metri, Ceroni continua a muovere palla centrale terzini del Romagna. Mazzanti, Rotaru, Antic si libera di Bronzo che riesce in qualche maniera a tamponare l'iniziativa del giocatore nato nel 1998. Il tiro di Mazzanti, la parata di San Paolo. Brzic, Kerin, Gurbavac ai 10 metri, Alilkovic ha il problema di girarsi, arriva il fallo di Mazzanti. Lo stesso ex giocatore di Bolzano a rimettere in moto la sfera e far ripartire la gara. Brzic, Gurbavac, ancora Brzic che trova una linea di penetrazione tutto sommato facile, ne approfitta. 4 gol di Sassari, 4 gol arrivati da altrettanti giocatori diversi. Antic, Mazzanti, ancora il numero 88, bella palla schiacciata a terra per Ceroni che trova modo di battere San Paolo. Non sembrava esserci spazio per far passare quella palla, è stato bravo qui il giocatore del Romagna a servire il proprio pivot. Attacchi decisamente meglio delle difese in questi primi 6 minuti e 20. Si sono già visti 8 gol al Palasanturu. Kerin, Brzic, Gurbavac, ancora Brzic, Kerin ai 9, cerca il secondo palo e trova il secondo palo. Antic, Di Domenico, Antic, Mazzanti, Rotaru. Mazzanti, il palleggio di Antic, poi palla persa abbastanza banale, quella di Rotaru, Kerin la lascia lì per Brzic che dà un'occhiata a Bronzo ma non ha tempo e modo per servirlo e allora Sassari risale il campo con più pazienza. Bronzo, Kerin, Brzic, Gurbavac.
si fa vedere Alilković che rina i 10 metri. Servizio per Gurbavac, Brzić bene dietro la schiena per Nardin. La parata di Redaelli. Spazio per Mazzanti, altrettanto, anzi anche di più per Rotaru. Pari 5. Ora bronzo da Brzić. Gurbavac, Brzić pasticcia un po' al momento di controllare il pallone, poi Kerin, Brzić schiaccia per Alilković, arriva il fischio contro la difesa, 9 metri per la Raimond, già battuto Gurbavac, ora da centrale, arriva la palla persa dal giocatore nato a Ljubuško in Bosnia. Romagna con l'occasione di mettere la testa avanti, Antic, scusate, per Mazzanti, palla persa, può correre Bomboi contro Mazzanti, la parata di Redaelli che nega il gol a Bomboi e si esalta. Rotaru, Mazzanti, Antic, Di Domenico ancora per il suo numero 88, poi Mazzanti per Rotaru. Ancora il giocatore italo-rumeno, altra palla per Ceroni che in qualche maniera batte ancora una volta San Paolo. Terzo gol di Rinaldo Ceroni, che ne aveva realizzato uno solo nelle due precedenti gare disputate. Grande inizio di partita per il pivot classe 1987. Ora Kerin per Gurbavac, servizio per Alilković, abbracciato irregolarmente da Chiarini. Spazio per Gurbavac, altra parata di Redaelli. Al pari di Ceroni, uno dei protagonisti di questo avvio di partita del Romagna, che ora attacca con la possibilità di trovare il primo doppio vantaggio della partita. Antic, Mazzanti per Rotaru. Antic, finta al tiro, mette palla per terra, poi Rotaru, Mazzanti gira il muro ma non batte San Paolo. Raccoglie Bomboi, scarica su Alilković. Pallone giocato per Brzić. Gurbavac. Si arriva a Kerin. Arbitri che fermano la partita. C'è qualcosa che non va con il pallone. 10 minuti 27 secondi sul cronometro del primo tempo. Si può ripartire con Brzić che scambia un paio di volte con Kerin. Raggiunto bronzo. Brzić, ora dentro il campo bronzo, servizio per Brzić, palla schiacciata a terra per Alilković, 7 metri per Sassari, difesa in area di Rinaldo Ceroni. Bronzo al secondo tentativo dai 7 metri dopo aver fallito non di poco il primo. Arriva il fischio arbitrale, al secondo tentativo bronzo va a bersaglio, primo gol per lui, nuova parità al Palasantoru. Antic, Di Domenico, Antic per Mazzanti, Rotaru, Mazzanti, Antic. Palleggio del numero 88, poi Rotaru si libera in qualche maniera di Bomboi, il suo tiro colpisce il palo. San Paolo ha già fatto ripartire Sassari, Brzić, scusate, per Gurbavac. Rientra male il Romagna, punito immediatamente dal gol di Josip Gurbavac. Mini parziale di 2-0 per gli uomini di Passino, ora avanti di 1.
Antic. Mazzanti. Ceroni. Antic. Mazzanti si muove in posizione di doppio pivot di Domenico. Arriva la parata di San Paolo. Burzic da Kerin, ancora Burzic che dà un'occhiata ad Aldini. Gioco a tre con Gurbavac. Aldini trattenuto in maniera fallosa. Altro due minuti stavolta per Niccolò Fioretti. Anzi, si tratta di Dario Chiarini. Altro 7 metri per la Raimond. Il bronzo che può migliorare la sua percentuale. Altro duello con Redaelli. Altro errore di bronzo. 1 su 3. Passino la prende bene il giusto di Domenico. Antic. Mazzanti. Rotaru, Mazzanti. Scambiano 8 e 15. Ora nuovamente Mazzanti. Sale Albertini, scarica e si riallarga. Di Domenico, Rotaru, Ceroni, Antic, Mazzanti. Ecco Rotaru, sfida Bomboi, scarica per Mazzanti. Duro Aldini. 9 metri per il Romagna quando ci avviciniamo al giro di boa del primo tempo. Un gol di vantaggio per i padroni di casa. Antic sotto passivo, ora l'attacco degli ospiti. Mazzanti deve forzare il muro, agevola la parata di San Paolo. Poi Burzic rischia di pasticciare in palleggio. Kerin per Aldini, tiro alto. Altro due minuti stavolta per Antic. Sassari ora con due uomini in più. Si rialza Aldini dopo il contatto portato da Ivan Antic, che dovrà osservare dalla panchina i prossimi 120 secondi di gara. Cambia tiratore la Raimond. Nardin ora contro Redaelli. Un paio di finte. Arriva il gol di Giovanni Nardin. Doppio vantaggio per Sassari. C'è campo anche per Fabrizio Tassinari, esperto centrale, classe 88, dal 2004 in prima squadra. Rotaru, eccolo Tassinari, di Domenico. Arriva la palla persa, attenzione che la porta è vuota. Prova ad approfittarne Bronzo. Riesce ad approfittarne Bronzo. Primo tentativo di fuga per la Raimond. Romagna che deve far passare la tempesta, figlia anche della doppia inferiorità numerica. L'obiettivo è quello di non far scappare già da così presto la Raimond. Tassinari. Rischio di palla persa che diventa concreto. Nardin, altro gol di Sassari a porta vuota. Primo vero tentativo di fuga dei rossoblu di casa. Tassinari, Rotaru, Ceroni. Rotaru per Tassinari. Parziale aperto di 5-0 per la squadra di casa. Rotaru per Albertini. Si cambia lato di Domenico, sta con lui Burzic, si torna da Tassinari, palla per Rotaru, arginato in qualche maniera da Bomboi. Arriva il gol di Rotaru, due minuti per Bomboi. Si accomoda mestamente in panchina il numero 17 della Raimond. Ora catechizzato da Passino.
Brzic, Gurbavac, Brzic per Kerin. Si fa vedere Bronzo, il pallone è per lui. Gurbavac, Nardin, Brzic, Kerin, serie di incroci, Gurbavac, Brzic con la finta. Fischio ancora contro la difesa, altro. 7 metri per la Raimond, che conferma Nardino la battuta dopo la prima realizzazione. Va Nardin, bersaglio centrato dal giocatore nato Auriago. Tornano a essere 4 i gol di vantaggio dei padroni di casa, 13 minuti all'intervallo. Antic, Rotaru, il blitz di Bronzo che recupera palla, si invola al duello individuale contro Redaelli, tutto facile per Bronzo, terzo gol per lui, ora Di Domenico. Kerin con la deviazione che non diventa recupero. Tassinari, Antic, Tassinari a cercare Mazzanti, il 7 metri stavolta è per il Romagna. Irregolarità fischiata ad Aldini. Diciassette minuti e 52 secondi, 12-7 per la Raimond. Antic fa assaggiare il pallone a Spanu prima del tentativo di trasformazione dai 7 metri. Debutta nella partita il portiere sassarese, classe 98. Un paio di finte di Antic che trova il bersaglio grosso. Romagna che per ora sta pagando a caro prezzo la doppia inferiorità numerica di qualche minuto fa. È lì che Sassari ha scavato il primo solco della partita. Gurbavac, Brzic, Kerin per Brzic, cercato Aldini e conclude di mancino. Antic si accentra, poi Mazzanti per Tassinari che prova a liberarsi di Bomboi con lo scavalcamento. Spintonato Tassinari. Arriva il timeout chiamato da Domenico Tassinari. 13-8 il risultato, 18-50 giocati nel primo tempo. Timeout in campo, piccola pausa anche per noi. Tre gol di Nardin e Bronzo, altrettanti per Ceroni, questi i migliori marcatori di Raimond Sassari Romagna. Gara valevole per la quarta giornata della Serie A Gold che vi stiamo raccontando dal Palo Santoro di Sassari. Entriamo in cronaca diretta per raccontarvi l'uscita dal timeout dei ragazzi di Domenico Tassinari. Mazzanti, Tassinari per Antic,
Mazzanti prova a liberarsi di Bomboi, tiro parato da San Paolo. Bronzo, spazio per Aldini, corsia centrale di penetrazione per Enrico Aldini. Sta salendo di tono la Raimond, sta scendendo di tono la difesa del Romagna. Il 14-8 è la logica conseguenza di quanto detto. Tassinari, Antic, in ala da Di Domenico. San Paolo è lì attento a preservare il primo palo. Brzic, Gurbavac, Brzic, Kerin, quasi di tocco per Bronzo, pallonetto vincente, parabola altissima quella di Umberto Bronzo. Sassari che ritocca ulteriormente il massimo vantaggio. Palla persa, Bomboi per Bronzo, da rettificare il punto dal quale doveva riprendere il gioco. Ha provato a fare il furbo Bomboi, scoperto dal duo arbitrale che lo ricordiamo essere composto da Maurizio Anastasio e Mauro Zappaterreno. Campo anche per Rodolfo Di Oliveira, che tocca ora il suo primo pallone scambiandolo con Bronzo. Brzic, Gurbavac, De Oliveira, Brzic, Gurbavac, ancora per l'ex Bolzano. De Oliveira per Bronzo, una palla non comodissima da controllare. De Oliveira, Brzic, spazio per De Oliveira, ottimo intervento di Reda Elli che si salva con l'aiuto della traversa. Tassinari, Antic, sfida Bronzo, torna centralmente da Tassinari, cercato Ceroni sui 6 metri. Antic ha ricevuto e ha reso palla a Mazzanti. Tassinari ancora per il terzino con la maglia numero 88. Sale Ceroni, protagonista in avvio di gara con 3 reti, ancora fermo lì dal punto di vista realizzativo. Qui Antic rallentato da Aldini. Mazzanti, Antic, Tassinari. Tassinari, San Paolo ha provato ad aiutarsi col palo, palla che però ha varcato la linea secondo il direttore di gara, e dunque arriva il gol del Romagna. San Paolo non troppo contento del gol subito, va a chiacchierare con Spanu e idratarsi un minimo. Brzic, Aldini, De Oliveira, Gurbavac, Brzic, palleggio di Brzic che fa poco per rimanere in piedi, trattenuta che però era oggettivamente arrivata. Taglio di Nardin in posizione di doppio pivot, Gurbavac lavora per Aldini, poi Brzic prova a schiacciare a terra per Nardin. 2 minuti per Ceroni. De Oliveira, Brzic, Bronzo, De Oliveira, Gurbavac, Brzic, cercato Bronzo, si torna centralmente da Gurbavac che schiaccia a terra, una bella palla per Bronzo che non riesce a trasformare, a rendere assist il passaggio del compagno. Ultimi 7 del primo tempo. Campo per Chiarini e Mohamed Essam. Debutta nella gara dunque il pivot egiziano classe 2001 a disposizione di Domenico Tassinari. Mazzanti per Tassinari, centralmente Mazzanti, lavora Aldini, poi Antic, si arrampica a quota 10 in Romagna. Brzic,
De Oliveira, Brzić, Grbavac. Ancora il numero 23 che finta il tiro, attira le attenzioni della difesa, scarica per Brzić. Dimenticato sulla linea dei 6 metri, tutto facile per il 33, più 6 Sassari. Tassinari, Mazzanti, Albertini, Tassinari, Antic. Paio di palleggi per Tassinari che poi torna da Mazzanti. Ancora il 7, Antic prova a liberarsi di Bronzo. Arriva prima l'intervento arbitrale rispetto alla conclusione che era stata vincente di Antic. Si riparte da Essam, Antic, Tassinari. Mazzanti, Tassinari, una finta. Aldini non si fa incantare e rimane ben piantato di fronte al numero 12 della Romagna. Antic, Mazzanti deve tirare il Romagna. Arriva il fischio contro l'attacco della squadra in maglia arancione. Si riparte da San Paolo. Grbavac, Brzić, De Oliveira. Grbavac. Pallone ancora per il numero 9 che prova a sfidare Antic, arriva l'aiuto di Essam, 2 minuti di nuovo per Antic. Brzić ha ricevuto da Aldini. Grbavac, si arriva a De Oliveira passando ancora per Brzić. Ora Nardin, Grbavac, De Oliveira, finta al tiro. Brzić cerca Aldini, stavolta chiude bene la linea di passaggio, la difesa ospite, sotto passivo l'attacco della Raimond. De Oliveira pensa per un attimo al tiro, poi cerca e trova Grbavac. Redaelli tocca ma non evita la terza rete di giornata del numero 23 della Raimond, nuovo più 7, ultimi 3 e 49 del primo tempo. In campo anche Mattia Bandini. Rotaru, Albertini, Tassinari, Mazzanti, Bandini, Tassinari, Rotaru, Tassinari. Ancora per il suo numero 7, Tassinari prova a tirare sopra il muro, lo fa ma tira anche sopra la traversa. San Paolo riceve Nardin, Aldini a centrare Redaelli. Si ferma il cronometro. 7 gol di vantaggio per la Raimond, 4 di Bronzo, 3 di Nardin, altrettanti di Grbavac, 2 per Aldini, Kerin e Brzić, 1 per Alilkovic. In casa Romagna invece 3 reti a testa per Antic e Ceroni, 2 per Rotaru, 1 per Mazzanti e Tassinari. Questi i marcatori fin qui della partita, partita che si ferma per il time out chiamato da Luigi Passino. Allora ci fermiamo anche noi. Rientrano in campo Raimond, Sassari e Romagna.
3 minuti e un secondo a dividere le squadre dal provvisorio. Rientrano negli spogliatoi Bronzo, De Oliveira, si fa vedere, non riceve Aldini, Gurbavaz per Nardin, conclusione morbida. Di Giovanni Nardin, che diventa il miglior marcatore della partita al pari di Bronzo. Rotaru per Mazzanti, ora Tassinari, ancora pallone per il numero 7 e prova ad avanzare in palleggio, va a pescare Ceroni, fermato fallosamente dalla difesa. 7 metri per la squadra ospite, che ora sta facendo molta molta fatica a trovare la via del gol. Solo 10 le reti fin qui realizzate, 10 che possono diventare 11, che diventano 11 con la trasformazione di Antic, miglior marcatore dei suoi quest'oggi con 4 e in campionato nelle prime due gare con 14, che diventano 18 con quelle realizzate quest'oggi. De Oliveira, Gurbavaz, Bronzo, Gurbavaz, ancora Bronzo, si muove Aldini, Gurbavaz, Bronzo, De Oliveira col sottomano non trova il bersaglio. Mazzanti, Rotaru, Tassinari non trova spazio per il tiro, allora si torna sul centro sinistra da Mazzanti, De Oliveira prova a rubare, finisce per commettere fallo. Cronometro che si ferma nuovamente, allora noi ne approfittiamo per ricordarvi quelle che sono le altre partite di questa quarta giornata, che vedrà di fronte Merano Rubiera, Bolzano Campus Italia, Cassano Maniago Carpi, Pressano Siracusa, Brixen Conversano e Fasano Controfondi. Prossimo turno Sassari affronterà Conversano in quello che sarà il big match del quinto turno, mentre il Romagna ospiterà l'Alperia Merano. Mazzanti, Tassinari, Mazzanti, Rotaru, Mazzanti, Ceroni, Tassinari, Rotaru prova col cambio di direzione. 9 metri Romagna, Tassinari, palleggio del numero 12, poi Mazzanti col cambio di direzione, ancora Tassinari prova dietro la schiena a cercare Ceroni, Sassa, perde palla, scappa De Logu che fa correre Bomboi, un'occhiata a Redaelli, segna Matteo Bomboi, primo gol in campionato per lui, 2 secondi per l'ultimo tiro, 2 minuti per Bomboi, il secondo della sua partita. C'è spazio per l'ultimo tiro del Romagna. Punteggio di 19-11. Probabilmente l'infrazione di Bomboi è arrivata qualche secondo prima, ci sarà comunque il tiro di Mazzanti che avrà, a cui spetta il compito di provare a scavalcare l'intera Raimond. Suona la sirena al Pala Santoro, squadre che rientrano negli spogliatoi con il seguente parziale: Raimond 19, Romagna 11. Noi ci prendiamo una pausa di circa 10 minuti per poi tornare e raccontarvi il secondo tempo in diretta dal Pala Santoro di Sassari.
Amici di Eleven Sports, bentornati al Palo Santoro di Sassari. È appena iniziato il secondo tempo di Raimondo e Romagna, quarta giornata della Serie A Gold. 19-11 il risultato in favore degli uomini guidati da Passino dopo i primi 30 minuti di gara. Romagna che ha tenuto per la prima parte del primo tempo dal 6-5 per gli uomini di Tassinari, un parziale di 14-5 che ha indirizzato la gara dalle parti della squadra rosso-blu, che ora lavora palla per il primo attacco del secondo tempo. Servirà altra intensità difensiva al Romagna per provare a togliere qualche certezza alla squadra rosso-blu, che qua trova il primo tiro del secondo tempo con Bronzo. Ha parato Redaelli, prova a correre la squadra di Tassinari, tirò dall'ala destra di Bandini che va a colpire il palo, rimessa assegnata al Romagna con i direttori di gara che hanno ravvisato un tocco di un giocatore della Raimond, arbitri che sono i signori Maurizio Anastasio e Mauro Zappaterreno. Palla un po' arretrata per Antic che riesce comunque a controllarla. Arriva il gol, il primo della partita per Mohamed Essam. È rimasto a terra Leo Kerin che si è immediatamente rialzato, primo gol della ripresa dunque per la squadra guidata da Domenico Tassinari, ancora alla caccia dei primi punti nel suo campionato. Romagna che ha perso le prime due partite, la prima in casa contro Cassano Magnago, la seconda in trasferta contro Bolzano. Raimond che invece ha vinto entrambe le gare disputate al debutto in casa dell'Alperia Merano e poi su questo parquet contro Fondi. Gurbavaz, Kerina ai 10 metri, mette palla per terra, cerca e trova Bronzo che dopo il palleggio torna dal ex giocatore del Porto Sagunto che poi tira fortissima centrale. Redaelli è lì che aspetta e neutralizza il tiro di Kerin. Dall'altra parte tanto spazio per Claudio Lo Cicero. Inizia bene la ripresa del Romagna con due gol consecutivi in poco più di due minuti. Nardin, Gurbavaz, Bronzo, Kerin, taglio in posizione di doppio pivot per Nardin, Gurbavaz per Aldini e viene fermato fallosamente nel duello tra numeri 4 da Amaroli. Classifica guidata, quella della Serie A Gold, da Conversano con 6 punti, 4 per Sassari, Bolzano, Fasano e Pressano assieme a Siracusa, 3 per Cassano, Magnago e Merano, 2 Brixen, 1 Campus Italia e Fondi, a 0 Secchia, Rubiera, Romagna e Carpi, 2 gare in meno per Rubiera e Brixen, 1 in meno per Raimond e Romagna. Dovrebbe essere quasi tutto pronto per la ripresa delle ostilità autorizzata in questo momento dal fischio degli arbitri. Gurbavaz si alza e va a trovare l'incrocio del primo palo, incolpevole Redaelli.
costretto a subire il ventesimo gol della sua partita. Qui il tocco irregolare di Delogu, il gioco è già ripartito dai 9 metri. Antic, Bukris, è entrato il centrale, classe 1999. Antic lavora per lui e Sam, non riesce a creare vantaggio Bukris anche per il fallo della difesa. È alto il braccio degli arbitri, Antic sfida Aldini che arretra, poi il servizio per Bukris sui 6 metri, ravvisata un'altra irregolarità con Essam che chiede in vano un 2 minuti che non arriva. Qua arriva la parata di San Paolo sul tiro di Lo Cicero, arrivano anche gli applausi del pubblico del Pala Santoro. Kerin dall'altra parte a punire il non eccelso rientro difensivo del Romagna, si torna sul più 8. Antic decisamente duro, Kerin che qua va a prendersi, anzi Alilkovic scusate, che qui va a prendersi il 2 minuti. Alilkovic che ha segnato un gol nel primo tempo. 9 metri che verrà amministrato da Mohamed Essam. Bukris, Antic, ancora per il suo numero 24, cercato e trovato Lo Cicero, poi Antic prova a liberarsi di Aldini che gli mette le mani addosso. E Sam prova ad accelerare i tempi, d'altronde sono 8 i gol da recuperare per gli uomini in maglia arancione. Bukris per Antic, Lo Cicero si alza e batte tra le gambe San Paolo, secondo gol di Claudio Lo Cicero che si avvicina alla doppia cifra in campionato. Delogu, Aldini, rientra Gurbavac, attacca con l'extra player la squadra di Passino, bronzo per Nardin. Ora Gurbavac prova a sfidare Sam, va da Leo Kerin, altro gol del numero 8, è nuovo più 8. Antic, saltato Kerin che poi è bravo a chiudere la linea di passaggio con la quale si intendeva servire Essam, è fuggito Nardin e ha trovato il quinto gol della sua partita, lui che ne aveva realizzati 3 nelle prime 2 partite. Cercato Essam che va a terra, sembra già essersi esaurito il momento positivo del Romagna che, lo ricordiamo, aveva iniziato la ripresa con 2 gol consecutivi. Raimond che ha immediatamente reagito e ora anche il parziale di questo scorcio di ripresa sorride alla squadra rossoblu di casa. Siamo 23-14, tutto pronto per ripartire con Essam. Bukris per Lo Cicero, Antic, è rientrato Alilkovic, se ne avvede in tempo Lo Cicero che riesce a servire Antic, ancora bene in difesa Aldini. Bukris deve tirare il Romagna, lo fa Antic, altro intervento di San Paolo che poi cerca Nardin con una volta, con una palla che una volta tanto manca di precisione. Bukris, Antic, stavolta si libera di Aldini, linea di penetrazione centrale per Ivan Antic. Alilkovic,
Kerin. Delogu. Rientra Gurbavac per l'azione offensiva. Bronzo. Kerin. Bronzo ai 9 metri, un palleggio e via da Gurbavac che si alza dai 9, la lascia lì per Kerin, la finta, la palla per terra, tiro e colpisce Redaeli, poi è sfortunato e Sam che si ritrova colpito dalla palla mentre si trovava all'interno dei 6 metri, motivo per cui il gioco è già ripartito dai 9. Kerin, Bronzo, sale Bronzo, schiaccia a terra il 24-15. Antic, lo Cicero, Antic per Bukris, ancora Antic, si stringono le maglie difensive, stavolta Romagna muove bene palla, il pallonetto di Amaroli intuito da San Paolo che si salva con l'aiuto della traversa, ancora applausi per l'ex portiere di Pressano. Gurbavac. Un'occhiata a Nardin, si torna centralmente da Bronzo, ora Kerin, ancora per l'ex giocatore di Siena, Kerin per Gurbavac che salta, mette palla per terra. Arriva la parata del portiere del Romagna dall'altra parte, con l'aiuto del palo a segno Amaroli. Meno 8, Tassinari prova a caricare i suoi nonostante la situazione di punteggio non sorrida particolarmente alla sua squadra. Bronzo, Kerin, Gurbavac, un'occhiata ad Aldini, Bronzo si libera di Lo Cicero, intervento falloso di Essam, 2 minuti per il giocatore egiziano, ancora Nardin dai 7 metri. Bronzo scavalcato nelle gerarchie quotidiane dopo l'1 su 3 del primo tempo. Tiro a bersaglio di Nardin. Raimond che si riavvicina alla doppia cifra di vantaggio quando mancano poco più di 20 minuti al termine. Il gioco che è nuovamente fermo per asciugare il sudore dal Taraflex, dal rinnovato Taraflex del Palasanturu. Romagna che verosimilmente subirà anche oggi più di 30 gol, lo ricordiamo una volta ancora, ne ha incassati 32 contro Cassano e 35 contro Bolzano. Lo Cicero, Bukris, Antic, risale dall'ala Amaroli, Antic per Lo Cicero, poi Bukris, ancora Lo Cicero che cerca il secondo palo, trova solo il fondo del campo e allora Spanu fa ripartire l'azione dei suoi andando da Bronzo che a sua volta cerca e trova Alilković, doppio pivot per Sassari. Delogu dall'ala a trovare il fondo della rete. Delogu che diventa così il nono giocatore della Raimond a bersaglio in questo pomeriggio, ritoccato il massimo vantaggio. Sono ora 10 le lunghezze che separano le due squadre, partita che rischia di essere già finita o quasi.
Antic, Bukris, Lo Cicero. Pallone per Di Domenico, è entrata anche la classe 2001. Lo Cicero per Antic, aggressiva la guardia di Antic, Alilkovic che spedisce per le terre qui Ceroni, che all'inizio partita aveva rappresentato un fattore trovando tutti i tre gol nel segmento iniziale della partita. Gol di Lo Cicero. Romagna che si arrampica, quota 17, bronzo per Alilkovic, tiro che viene parato dal portiere classe 1990 Samuele Mandelli. Romagna che deve forzare per provare a rientrare in partita, non trova precisione in questa azione offensiva. Cronometro è nuovamente fermo. De Oliveira, De Logu, palla di ritorno per l'ex giocatore dell'Angers, bronzo per Gurbavaz. De Oliveira, il palleggio di bronzo, Gurbavaz per Aldini, lavora bene in difesa stavolta il Romagna. Aldini per bronzo, poi Gurbavaz, palleggio del numero 23, poi bronzo di Oliveira, si muove bene la palla, si va da De Logu che lobba Mandelli. Antic, Rotaru, Antic, Rotaru prova a liberarsi di Aldini e ancora una volta scivola bene. Rotaru per Antic, Lo Cicero, Antic il palleggio dell'88, poi Rotaru recuperato Aldini e poi viene fermato fallosamente. Sassari che prova comunque a correre con De Oliveira, si fa vedere Nardin che riceve sui 6 metri, schiaccia a terra, tiro alto, non arriva il fischio arbitrale che sarebbe stato graditissimo dal numero 5 della Raimond. Qua Antic senza trovare lo specchio della porta, ma la difesa di De Oliveira è irregolare. E allora 7 metri per il Romagna, che prova ad accorciare un minimo. 5 reti per Ivan Antic, che ora potrà ritoccare il proprio bottino personale, eventualmente segnando il sesto gol della sua partita ed eventualmente salendo a quota 20 in campionato, stessa quota raggiunta fin qui questo pomeriggio da bronzo, che si conferma il miglior marcatore dei sardi nonostante l'1 su 3 dai 7 metri. Tante pause in questa ripresa che si sta avvicinando al giro di boa. 14 minuti e 9 secondi giocati per la precisione. Sembra essere finalmente tutto pronto per il tentativo di trasformazione di Ivan Antic. Lo aspetta Spanu. Un paio di passi oltre la linea di porta. Arriva il fischio degli arbitri. Realizza Ivan Antic. È il gol numero 20. Diventa certezza, numero 20 chiaramente in campionato. Nardin, Gurbavaz, bronzo De Oliveira.
taglio di De Lou che libera il lato per De Oliveira, che poi prova a giocare a due con Aldini. Palla persa per Sassari, dall'altra parte lo Cicero per Rotaru. Spanu tocca, ma la rete si gonfia comunque. Gurbavas con tantissimo spazio. Brutto rientro qui da gol segnato per il Romagna. Quinto gol di Josip Gurbavac. Raimondo è attenta a quota 30 quando mancano ancora 15 minuti scarsi alla sirena finale. Rotaru, Antic. Rotaru per Essam. Antic per lo Cicero. Rotaru rischia di perdere il pallone. Alla fine De Logu ci mette troppa fisicità. Lo Cicero sale dai 9 metri. Spanu neutralizza la sua conclusione e si prende gli applausi del pubblico. De Oliveira per Bronzo. Alilković. De Oliveira, De Logu. Ancora con due pivot in campo la Raimond. Servizio per Damir Alilković. Torna in doppia cifra il margine di vantaggio della Raimond. Rotaru per Antic. Stavolta Aldini arriva un pizzico in ritardo. Antic, bravo, preciso e puntuale a punirlo. De Oliveira a scambiare con De Logu. Ora Bronzo. Gurbavac fuori. Nardin dentro Bomboi. Pochi secondi prima. Fuori Alilković, dentro Gurbavac. De Oliveira cerca il suggerimento per Aldini. Intervento arbitrale che sorride alla squadra rosso-blu di casa. Sei gol per Nardin, 5 per Bronze e Gurbavac, 4 di Kerin, 2 per Aldini, De Logu, Alilković e Burzic, 1 per Bomboi. Questi marcatori della Raimond in casa Romagna, 7 di Antic, 3 di Lo Cicero, Rotaru e Ceroni, 1 a testa per Amaroli, Mazzanti e Sam e Tassinari. Ora Gurbavac per Bronzo a cercare De Logu, la parata di Mandelli. Qui palla vagante raccolta da Amaroli. Prova a correre il Romagna, ma Sassari rientra abbastanza bene. Rotaru schiaccia a terra per Essam, il tiro è fuori, ma Essam è stato fermato fallosamente da Bronzo, che si vede fischiare contro il 7 metri. Due minuti per il nativo di Scandiano. Ancora Antic col tentativo di trasformazione a cronometro fermo. 17:38 giocati. Antic contro Spanu. Arriva la parata con il piede di Marco Spanu. Nuovi applausi per il portiere di casa. Antic. Chiarini. Rotaru. Antic. Sale Antic, non trova la porta. Pallone che termina sul fondo del campo. E Sassari che risale il campo con Alilković. E come di consueto lascia il posto a Gurbavac. Campo anche per Burzic. Porta vuota per la Raimond, che affronta così l'inferiorità numerica figlia della espulsione temporanea di Bronzo. Burzic. Bomboi. Gurbavac la lascia lì per De Oliveira. Burzic con un paio di finte va da Bomboi, che non trova spazio per il tiro. Allora si torna da Burzic.
Aldini a terra nel duello con Rotaru. Partita che si trascina verso l'epilogo. Sassari decisamente in controllo dopo il 19-11 del primo tempo, una ripresa trascorsa a gestire il gap, allungandolo di fatto di una lunghezza rispetto al rientro negli spogliatoi. 19 il parziale di questi quasi 19 minuti giocati nella ripresa al Pala Santoro di Sassari, teatro in questa partita che vi stiamo raccontando e che, lo ricordiamo, è valevole per la quarta giornata della Serie A Gold. Appena possibile Aldini a battere il 9 metri, un passino che passeggia davanti alla sua panchina abbastanza tranquillo con il cartoncino del timeout in mano. Tiro di De Oliveira parato da Mandelli, il rientro di Bomboi e poi ferma fallosamente il diretto avversario, ovvero Cristian Amaroli. Un gol per il prodotto del 7-3 giovanile di Faenza. Bronzo pronto a rientrare in campo. Mazzanti butta via palla, la recupera Aldini che fa correre Bomboi e trova la seconda gioia personale della giornata. Battuto Mandelli. Sassari che tocca quota 30. Amaroli, Chiarini, Mazzanti, Antic a scambiare ancora con il suo compagno con la maglia numero 7. Antic per Chiarini, sfida Aldini, poi scambia con Antic, si va in ala per il gol di Amaroli. Trova il primo palo. Il palleggio di Gurbavaz. Bronzo De Oliveira. Bomboi. Bronzo De Oliveira. Bronzo Gurbavaz. Ancora Bronzo e finta al sottomano. Poi dà un'occhiata in ala a De Logu. Non c'è spazio per servirlo. Palla lunga per Amaroli. Troppo alta. Non la controlla il 4. Allora Sassari che prova ad approfittare dell'errore del Romagna, errore che invece viene bissato. Di fatto tre palle perse consecutive. Brutta qua l'apertura di Amaroli. Ora Bronzo a provare a mettere un po' di ordine nella partita. Gurbavaz, Bomboi, Bronzo, De Oliveira, Gurbavaz, Bomboi che riceve. Ora si riapre in ala Gurbavaz, un paio di cambi di direzione in ala da Bomboi e cerca il primo palo. Para Mandelli, Mazzanti, Antic, palla un po' arretrata per il numero 88, miglior marcatore per distacco del Romagna in questo pomeriggio con le sue 7 reti. Mazzanti, fuori Amaroli, rientra Albertini, Antic, Mazzanti, Antic, sta con lui Bronzo irregolarmente. E Sam. Mazzanti ha scambiato con Chiarini, campo anche per l'ex Bologna United Niccolò Fioretti. Chiarini,
fermato col fallo da Aldini. Deve tirare il Romagna, ci prova Chiarini, tiro che scheggia la traversa. Bronzo, Gurbavaz, va a sorprendere Mandelli che è attento in questa circostanza. Tiro senza grande angolo quello di Gurbavaz. Sassari ora si potrebbe, anche anzi si può permettere qualche forzatura. Fioretti per Mazzanti, Albertini, Mazzanti per Fioretti, il tiro murato da Bronzo. Dall'angolo riparte Di Domenico, Mazzanti, Fioretti, Chiarini, Mazzanti, ancora Fioretti, intervento non lecito di Gurbavaz, ha fischiato Zappaterreno, pallone ancora tra le mani dei giocatori di Domenico Tassinari. Ora Fioretti, forse a colpire addirittura Essam, palla che ricapita in maniera un po' fortunosa anche tra le mani del classe 2000 e segna il suo primo gol in campionato. Gol che vale il meno 8, distacco praticamente irrecuperabile per il Romagna dato che mancano poco più di 5 minuti. Delogu, Gurbavaz, De Oliveira, Bronzo, non si capisce con Bomboi, alla fine il possesso è ancora per i padroni di casa, si spiegano Bronzo e Bomboi, e quest'ultimo a far ripartire la gara. Bronzo, De Oliveira, Gurbavaz per Bronzo, finta di andare da Delogu e si costruisce il tiro dai 6 metri. 6 quest'oggi per Umberto Bronzo. Mazzanti, Chiarini, il palleggio di Chiarini, poi Fioretti con un po' troppa libertà, bravo ad approfittarne. Tanto Alilkovic scambia un paio di opinioni con Anastasio. Esce Bomboi, spazio per Alberto Mura. Entra il classe 2005 e si è tolto la soddisfazione di andare a bersaglio nella gara contro Fondi. Eccolo Mura. Va a liberarsi di Chiarini, Delogu per Bronzo, prova ad essere aggressivo Fioretti, Alilkovic per Mura dall'ala. Primo tiro, primo gol per Alberto Mura. Passino concede spazio ai suoi giovani. La partita conclusa di fatto. Spazio anche per Pintori. Mazzanti, Fioretti, palleggio di Mazzanti ancora per Fioretti, servizio per Chiarini, Mazzanti, Fioretti, Mazzanti, prova a liberarsi di De Oliveira, non ci riesce. Essam, Mazzanti, 2:45 al termine, Fioretti ai 10. Chiarini si alza e trova il secondo palo. Romagna che rende meno amara la sconfitta. A un certo punto aveva dato l'impressione di poter arrivare con un margine ben più ampio negli 8 gol. Ora tabellone, Bronzo, De Oliveira, Alilkovic, si gira bene contro Mazzanti, abbraccio irregolare, 2 minuti per Gregorio Mazzanti.
9 metri per Sassari, che verrà battuto da Pintori. De Oliveira, Bronzo, Alilkovic. De Oliveira si alza dai 9 metri, finta al tiro, poi va da De Logu. Segna Andrea De Logu. Ragazzo che nel corso di queste stagioni sta trovando sempre più spazio nelle rotazioni della Raimond. Già 3 le sue reti in questo pomeriggio. 1 minuto e mezzo abbondante al termine. Chiaramente da stabilire solo il risultato finale. Terza vittoria in altrettante gare disputate per la Raimond. Terza sconfitta in altrettante gare disputate per il Romagna. E Sam, Fioretti, Chiarini a scambiare con Bucris, sale Chiarini, Paraspanu, poi l'invasione di Essam, già ripartita la Raimond con Alilkovic, De Oliveira, segna il primo gol della sua partita, nuovamente 10, le lunghezze di distanza fra le due squadre, si abbassa ancora l'età media in casa Raimond, campo anche per Riccardo Carta. Bucris, Chiarini, Fioretti, Albertini, Fioretti, Chiarini, cerca spazio per il tiro Fioretti, fallo della difesa. Ora Bucris per Chiarini, che la lascia lì per Fioretti. Altro tiro, altro gol per Niccolò Fioretti. Prova Carta a cercare anche lui il secondo gol del suo campionato. Tentativo che non va a bersaglio. E questa l'ultima giocata della partita. Suona la sirena al Palas Santoro. Ha vinto la Raimond contro il Romagna 34-25. Il risultato finale, con questi 2 punti la Raimond sale a quota 6 in classifica, rimane invece ancorata all'ultimo posto a quota 0 la squadra guidata da Domenico Tassinari. Io ringrazio Mauro Farris per le preziose immagini che ci hanno consentito di raccontarvi questa sfida valevole per la 4ª giornata della Serie A Gold dal Palas Santoro di Sassari. Ricordo per l'ultima volta il risultato finale: Raimond Sassari 34, Romagna 25. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Eleven Sports.